doveva mandare Kentucky, perché c'è stata questa pubblicità super famosa che dal 1974 è diventata talmente famosa che da lì vedrete una fila allucinante di gente per mangiare il pollo a Natale. E tra l'altro non è l'unica cosa, perché la statua del signor Kentucky, ta-da! Kentucky Christmas. Premesso che a Natale in Giappone non si sta a casa in vacanza come noi, nella terra del sollevante questa festa si passa con la propria dolce metà. Se siete single sarete invece soli e tristi, capaci di maratone di film drammatici. In alternativa potete godervi le meravigliose illuminazioni nelle strade, che qui manco in centro ormai le mettono più, e gustarvi un buonissimo pollo fritto del Kentucky Fried Chicken, come dice la famosa pubblicità. Christmas a Kentucky! Occhio alle file interminabili, che è il giorno che vendono di più in tutto l'anno. È come tipo andare all'IKEA il 23 dicembre. Na bolgia! It's Christmas in Japan. It's Christmas here, it's Christmas there, and everywhere. Ecco qua che è iniziato il Natale in Giappone. Adesso vi farò vedere le illuminazioni di Ebisu Garden Place. Guardate subito che bell'albero che c'è qui. È bello alto, guardate che meraviglia, wow. Ci sono già dal 15, quindi guardate qui. Bello, no? Guardate che meraviglia. Qua poi là c'è la cima della torre, è veramente bellissimo questo posto. In realtà oggi ci sarebbe stata la premiere di un film tipo degli Avenger, non lo so, con Wonder Woman, eccetera. Però non siamo andati a vederla perché non c'avevo voglia di prepararmi. Guardate adesso che quel chandelier meraviglioso. È bello perché si vede meglio il riflesso. Guardate, è enorme questo chandelier. Pensate se casca, chissà quanto costa. Ed ecco qui le luci di Yoyogi. Sono tutte rosa, non so perché, di solito sono bellissime quelle di Yoyogi. Quest'anno a me non piacciono. In ogni caso spero che con questo video avete capito di più cosa significa il Natale in Giappone. E ci vediamo domani con un altro video. Yuki-daruma tsukuro, okina yuki-daruma.